Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova lezione di Final Cut Pro X. Nella scorsa lezione abbiamo visto come trattare l'audio a livelli basici, cioè regolare il volume, equalizzarlo automaticamente. Oggi andiamo a vedere come registrare un audio voiceover, cioè una voce fuori campo, come applicare gli effetti a una traccia audio e come inserire gli effetti sonori. Dunque vi ricordo di iscrivervi al canale se volete seguire i miei tutorial e poi seguirmi su Instagram a eugenio.mazzucco Andiamo a vedere come inserire una voce fuori campo. Io ho importato qua la mia clip. Voglio andare a inserire una voce fuori campo e registrarla, man mano che la clip scorre, cosa faccio? Vado in alto, si aprirà la barra di Final Cut, clicco su Window e clicco su Recorder Voiceover. Si aprirà questa schermata qui. Qui si può selezionare il tipo di dispositivo con il quale vorrete catturare l'audio. In questo caso, io lo catturo con la Scarlett USB che è la mia scheda audio a cui ho legato un microfono esterno. Se no Bull in microphone vi fa registrare con il microfono del Mac. Qui se noi parliamo, vedete che da segnale di vita, insomma. Qua abbiamo l'opzione monitor, serve per sentirci in cuffia mentre parliamo. Qua regolo il volume, il gain. Mentre noi parliamo, io mi sento in cuffia. Qua abbiamo l'opzione countdown To record che serve per quando andiamo a cliccare sul tasto record fa partire il countdown con i beep. Non so se penso li abbiate sentiti anche se sono in cuffia. E qua comincio a parlare. Se vedete sotto al video si sta creando una pista audio con quello che sto dicendo. Qui possiamo selezionare l'evento in cui mandare il nostro audio. Vi faccio vedere come applicare un effetto audio su un audio. Andiamo qui, dove di solito abbiamo gli effetti all, video e audio effects. Se noi scorriamo in giù e vogliamo vedere solo gli effetti audio, clicchiamo su All sotto la voce audio e possiamo vedere la miriade di effetti audio che abbiamo a disposizione. Qua sono raggruppati per categorie esattamente come gli effetti video, quindi abbiamo i tipi di equalizzazione, abbiamo le distorsioni, abbiamo gli eco, poi ci sono i tipi di voce, l'alieno, il robot, eh, la voce comica, la voce dell'elio, eccetera, eccetera, la voce da mostro. Abbiamo tutto quello che ci potrebbe interessare per lavorare con una voce audio o con un audio in generale. Qua abbiamo i tipi di equalizzazione in base a come dobbiamo lavorare con il nostro file audio. Andiamo anche a settare i parametri. Se io adesso voglio applicare il channel EQ a questo audio qui, non a quello del video ma al quello che ho registrato fuori campo, io lo trascino sopra semplicemente come gli altri effetti e posso andare a lavorare qui nell'inspector audio sui parametri dell'effetto che ho applicato. Qua adesso è un equalizzatore uguale identico a quello di Logic, base, no? Non so se qualcuno di voi usa Logic, ma... E abbiamo anche i preset, questi sono per le batterie, per le tastiere, per le chitarre. I fiati, abbiamo tutto, anche i tipi di voce, per esempio, ce n'è uno Speaking Voice Improv, questo qua enfatizzerà la voce parlata all'interno di un file audio. Chiudiamo e andiamo a vedere la libreria dei suoni. Abbiamo un'opzione molto interessante. qua in Final Cut abbiamo una libreria dei suoni. In alto a sinistra nel browser troviamo questo. Oh, caspita, ho sbagliato, troviamo questo. Tasto qui in cui noi andremo a schiacciare e troveremo diversi effetti audio dentro una libreria. Vedete, qua c'è l'effetto audio dell'allarme, la transizione delle campane. E I grilli c'è di tutto per fare un video base potrebbe bastarvi senza andare a scaricarveli, ma comunque nessuno vi vieta di scaricare un audio e poi trascinarlo nella vostra timeline o importarlo nel vostro browser. Non c'è nessun, nessun tipo di limite se qua non trovate quello che vi serve. Vi faccio vedere semplicemente come si applica. Prendiamo, ah, ci sono anche dei jingle, ci sono anche dei jingle, degli intro musicali che potete usare nei vostri video su YouTube o, o dove, dove lavorate. Insomma. Prendiamo questo per esempio e lo trasciniamo qua. Basta, finito. Regoleremo l'effetto in base all'audio che abbiamo nella clip audio e nella clip video per far sì che sia più o meno tutto bilanciato o se vogliamo far emergere magari quell'effetto sonoro in quel determinato momento del video. Bene, questa micro lezione sull'audio è finita. Ci vediamo nel prossimo video.